io e Bisa ci conosciamo da quanto tempo? Tantissimo, da 10 anni. Diciamo che l'uno dell'altro abbiamo visto quasi qualsiasi cosa, ma oggi vi faremo vedere le foto più oscure del nostro passato. Ci siamo presi un po' di tempo, sia io che Matt, per cercare delle foto, dei video, delle chicche incredibili che manco noi ci ricordavamo. Infatti, del nostro passato. Quindi Matt ha cercato le sue chicche e io ho cercato le mie. 100.000 like, ne facciamo un altro qui sotto. Tra l'altro questo è il primo video nel nuovo ufficio che stiamo esatto, facendo. Siamo work in progress. Metteremo tantissime cose, quindi fateci dei regali. Ricordatevi di seguirci su Instagram, chiocciola Matt Blues, chiocciola Vale Pisa, chiocciola Matt Pisa con nuovo account. Quindi iniziamo subito. Visione. Allora Bise, io prima di iniziare volevo fare un attimo una premessa. Qual è il ricordo che hai tu da bambino? Nel senso, descriviti in 3 parole. Io ero basso, grasso, grasso, portavo degli occhiali orrendi, grasso. Ero anch'io basso, ma proprio basso. Non magro, grasso. E ero una sorta tra un mix tra un filippino, un marocchino, un brasiliano, grasso, un brasilicino, un filippiano, un cinese. Portavo degli occhiali grasso. Tutti insieme ragazzi. Chi ha il passato più scuro? Metto Bise. Chi è cambiato di più? Io ci vado subito pesante ragazzi. Non vado leggero. Io vado pesante perché loro vogliono vedere il nostro passato, certo, orrendo. Certo. E io ho detto che sembravo un po' mezzo filippino cinese. Grasso. Sei pronto? Se me la fai vedere sì. Quale sei? Ah, sei palesemente il bambino adottato. Tu non c'entri nulla con la tua famiglia. Cosa, che capelli avevo? Che cos'erano? Chi era il mio parrucchiere? Che nazionalità avevi? Hai cambiato nazionalità? Io ti faccio vedere una foto della comunione di mia sorella. Aia. Sono, parto dal presupposto che sono irriconoscibile. Pronto? No. Uno, due, tre. Oh, porco Giuda. Oh mio, la Vergine Maria. Ma sto parlando? No, descriviamo questa foto. La mamma ti ha visto quando è mia madre. Cioè avevi le stalline argentate e coi capelli. Sei proprio brutto. Lo so. Ma sei proprio diverso. Lo so. Quindi il sondaggio ufficialmente di questa sfida è chi fa più schifo. Esatto, raga, voi sotto scrivete chi fa più schifo. Ogni foto dite per me è uno. E qualche anno dopo di quella foto, sì, avrò avuto sui 13-14 anni e vi devo far vedere. Questo sono io. Ma soprattutto osservate bene che collane andavano di moda in quegli anni. Certo. Mi son fatti i pezzi e sto come i pazzi. No vabbè. Ma guarda la collana azzurra e nera che ma soprattutto avevi un libro di scuola in mano. Cioè è proprio una cosa poco credibile. Vai. Beh, potrei farti vedere una foto. All'interno di questa foto c'è anche un'altra persona che conosci, che è un nostro caro amico. Okay. Quindi al mio 3 te la farò vedere. Tu non ti spaventare. Al mio 3. Dio, che schifo. Quello è Daisy. Esatto. Daisy. Tu. Io che... Tu sei carino però. Ma insomma, guarda che faccia carino. Avevo. Senza barba poi mi cambia. Eri carino. Direi che eri un pelino bianco. Ma non è cambiato. Stavi nulla. Tipo morendo. Prima mi hai collegato comunione. Aspetta. Di tua sorella. Ora ti farò vedere la comunione di mio fratello. Più che te, perché sei anche quasi carino in questa. Io sono un mostro. Fammi vedere. Non questa mi dicevi foto. Niente. Fammi vedere questa foto. Che eri brutto, già lo sapevo, non è la novità. Mio Dio. Cioè, allora, ho il naso grosso. Non ho gli occhi. Ho i capelli bruttissimi. Ma perché vogliamo parlare di me? E se sbarbati facciamo schifo, Cosa posso farti vedere? Partiamo così, subito, alla ribalta. Qui avrò avuto una cosa come 10 anni. Okay. Signore e signori, vi presentiamo Matteo Peruzzi a 10 anni. I'm sexy and I know it. Porca miseria. Stai facendo un selfie? Grasso. È difficile. No, il naso è quello. Il naso è rimasto quello, purtroppo. Non è. Però sono io. Sono io, sono un piccolo io in miniatura. Sì, una palla di mezzo. Esatto. Per vedere un piccolo Bise. Sì. I suoi primi innamoramenti di un piccolo Bise. Con un'aria anche da figo, quasi Francesco Sole dell'epoca. Sono io nel pullman che scrivo al nostro primo bacio quella sera in discoteca. Da lì sei stata la mia vita. Ricordo ancora quel proviamo. Ora un anno che ti amo. Sei stata la mia svolta. 16 marzo 2010, ti amo. Andando a sfogliare tra le tante foto che ho trovato anche una tua vecchissima foto. Okay. Perché non solo ho trovato foto mia, ho trovato questa. No! Questa non la dovevi tirare fuori. Questo è stato un periodo veramente grigio nella mia vita. Questa. Mi mettevo un quintale di lacca per tirarmi abbassati i capelli e me li tenevo tutti schiacciati sulla testa. Comunque questa era la mia foto profilo su Netlog.
Avevi la cornalina col mezzo cuore. Ti giuro che non la vedevo veramente dal 2007. Ok, mi hai fatto vedere quello, quindi sei andato un po' su Netlog. Ti farò vedere un periodo un po' teppista della mia vita. Ok. Un po' che voi non dovete fare. Oh, ma è stato questo momento un po' teppistello della mia vita. E mi trovavo qui un bise in mutande al cinema, un po' truzzo con i suoi amici in mutande. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Che cosa fai? Ero con che insegnamento dai ai tuoi follower? Lo so, sono cresciuto. Tu dovevi sapere che diventavi famoso. Che nella vita ognuno famoso. È stato un po'. Era un tempistello, cioè, che metteva le gambe nell'altro sedile. Poi sono migliorato, sono maturato, ho imparato dai miei errori. Volevo fare brutto io nella mia Mirafiori Sud a Torino. Ah, qua è la classica. Cazzo, guardi? Fra una foto. Mi ha mandato un messaggio a tua madre, che gli avevo chiesto se mi poteva mandare delle foto, e mi ha appena risposto. Da quando ti arrivano i messaggi sull'orologio? Mi è arrivata la notifica sul mio Dizelon. Adesso andremo a vedere le foto di Bise. Ti arrivano i messaggi? Non lo sapevi. Oltre a leggere i messaggi, però abbiamo altre app. Ad esempio c'è il meteo, il traduttore, l'agenda, i contatti, il cronometro, Google Pay, la sveglia, che non ti svegli mai, almeno lo metti, ti vibra il polso, magari ti alzi. Invece l'app che mi piace di più è il traduttore, che te lo fa istantaneamente. My name is Matt. Ta-tan! No. Il mio nome è Matt. Ma che, cioè, ho risolto tutti i miei problemi. Vado in giro all'estero, parlo inglese e traduco dall'orologio. Ti faccio vedere questa foto e non so se tu sei pronto. Non sono pronto. Adesso un po' di silenzio, che il leone si è addormentato. Questa foto è proprio descrive te. Descrive te e tutto quello che ti attraversa. Questa cosa, questa faccia da non umana, che non si capisce se è una scimmia. E poi sei palesemente non italiano. Cioè sei palesemente non italiano. Ti faccio vedere la foto dei miei 18 anni in cui c'eri anche tu. C'eri anche tu insieme alla tua ex fidanzata. Io ero completamente senza barba, come il culo di un bambino. Guarda qui. Oh, ma guarda le mie sopracciglia d'ali di gabbiano sottilissime. Tu non sei pronto a quello che ti faccio vedere. Preparatevi a vedere io e Matt a 16 anni, 16 anni, tutti fatti in discoteca. In che senso? Ma eravamo fatti di divertimento, di sogno. Vabbè, di fammi vedere che mi provo. Ecco qua. Osserviamo Matt, io lo conosco, guarda, questo qua è la faccia di uno ubriaco. Mamma Bisa all'epoca lo sapevi che era andato? Non esisteva Mamma Bisa. Non c'era Mamma Bisa, non c'era all'epoca. Io e te siamo andati in gita alle Cinque Terre in Liguria. E io ho delle foto di fatta quella vacanza. Tipa. Ma chi? Oh mio Dio, cosa ho visto? Oh mio Dio, che occhiali avevi, che brutto. Oddio, ma te lo ricordi? Tu li avevi rubati. Raga, quando siamo andati in gita, sto pirla ha rubato degli occhiali e il proprietario del negozio gli ha fatto il culo, ha chiamato la professoressa. Ma era colpa di quell'altro nostro amico di scuola, che era un criminale. Male. Abbiamo adesso una patente di Bise. Tu dimmi da che nazionalità sono. No, dimmi se secondo te che. Secondo voi, ragazzi, da che nazionalità arrivo? Andrò prima o poi a C'è posta per te da Maria De Filippi a cercare la mia vera famiglia, perché Marocco. Per concludere questo video vi ricordiamo di lasciare un like. Ma io voglio mostrarvi probabilmente una delle foto più carine di quando io e Bise saltavamo la scuola, cosa che voi a casa non dovete assolutamente fare. Okay. Questa è probabilmente una delle nostre prime uscite anche. Esatto. E la foto è questa, che lì per lì, se ci pensi. Ma che cavolo dici? Ma guarda la mia faccia, quanto sono brutto. Facciamo schifo. Ragazzi, il video di oggi termina qui. Ma in questo video volevamo solo dare un insegnamento a voi che siete a casa. Ognuno di noi può avere un passato scuro. Bisogna imparare dal passato, perché se noi eravamo così e adesso siamo... Abbiamo sbagliato qualcosa nella vita. Esatto. Grazie, quindi voi non sbagliate. Ci vediamo presto. Nel prossimo video vi lasciamo tutte le date in descrizione del tour. Prima, dopo il video, venite al tour. Ci sono delle date nuove. Sono uscite 3-4 date nuove. Andate a controllare, che non sono quelle dell'altra volta. Sono cambiate, venite usate di più. Vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio. Se volete regalarci qualcosa durante gli store, perché quelli che vedete dietro nello scaffale sono tutti oggetti vostri, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Grazie. Mette Bise. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Tanti video arriveranno. Tanti video presto arriveranno, ragazzi, mi raccomando. Ciao, siamo ciao. Non ho più l'età. Perfetto. Ora devo montarlo.
Beh, per il resto comunque dà quella forma di... quell'espressione. Quell'espressività che tu comunque non trovi. Sì. Però se faccio così, ritorno come prima. Non scoiattolo, scoiattolo. Bise? Scoiattolo. Scoiattolo. Bise. Beh, comunque, scoiattolo. Vabbè, a parte ciò, tanto non si sentirà perché non so se c'è il microfono o no. Ma niente, dai, saluta gli scoiattoli. Salutiamo a tutti e quei tre. Ciao, ciao, scoiattolini. Ciao.